Buongiorno a tutti, Ottolina e ben ritrovati. Oggi abbiamo con noi Francesca Anna Perri. E con Francesca, che è una mia cara amica, insomma, facciamo molte attività politiche insieme. Oggi vogliamo parlarvi di una manifestazione che si terrà a Roma il 1 giugno, ma che ha una rilevanza nazionale. Francesca, spiegaci di che cosa, perché saremo in piazza, perché ci saremo anche noi come multipopolare e perché saremo in piazza e come si arriva a questa manifestazione. Dacci qualche coordinata in più. A te. Sì, grazie Gabriele. Questa è, diciamo, è stata una decisione abbastanza collegiale fra le varie forze della sinistra radicale, chiamiamola così, o meglio, cosiddetta sinistra radicale, che non stanno subendo molta censura in questo periodo col governo che abbiamo, che è di destra a destra, e anche con il sostegno alla Palestina che noi stiamo dando. Quindi abbiamo sentito proprio l'esigenza, siamo contro la guerra, l'abbiamo dichiarato. Già da 2 anni fa, la guerra russo-ucraina, ma adesso sentiamo proprio il bisogno di ribadirlo ancora una volta e di scendere in piazza, possibilmente appunto tutti uniti, contro la guerra, contro l'economia di guerra, che abbiamo visto non porta a niente di buono nemmeno per gli italiani. Ma anche per gli altri popoli, ovviamente, soprattutto quelli che stanno sotto le bombe, come i palestinesi. E quindi abbiamo deciso di convocare, di chiamare una manifestazione nazionale il 1 giugno, che ha un suo comitato promotore, che vede il comitato Angelo Baracca, un pacifista arcinoto che ci ha lasciato purtroppo l'anno scorso, ma anche ci sarà USB, ci sarà Potere al Popolo, ci sarà Sinistra, Patria Socialista, ci saranno insomma varie, non vorrei dire Multipopolare, multipolare, multipopolare, associazione di amici dottrini di cui tutti e due esatto, siamo membri. non vorrei dimenticarne nessuno perché è un comitato promotore molto ampio ed è inclusivo. Vogliamo appunto, chiediamo sì le adesioni, ma nel senso di essere veramente inclusivi, protestare contro la guerra, contro le armi, contro la vendita di armi, che non fa bene a nessuno. Io, questo lo dico sempre, come medico rifiuto proprio le armi, l'idea di usare le armi. Noi abbiamo un'arma potentissima che è la lingua, se ovviamente è collegata bene ai neuroni cerebrali. Scusate, ma insomma, effettivamente ogni tanto poi mi parte, come dire, l'ironia, che serve anche a sopravvivere in questo mondo, che è fatto così, insomma, così a rovescio, dove la gente è lasciata sola, e oggi è uscito il rapporto dell'Istat, no? Per esempio, sul fatto che un italiano su 10 non arriva a fine mese, cioè che ne dica il governo Meloni, che per me si può andare a nascondere quell'impermeabile che ha usato per nascondersi al Parlamento, è proprio l'emblema suo, si dovrebbe andare a nascondere perché effettivamente hanno detto che c'è una ripresa dell'economia. E invece adesso è uscito ufficiale, no? L'ho sentito al telegiornale dell'1:30, che la povertà avanza sempre di più. Ma dico io, ma perché? Cioè, la corruzione avanza sempre di più, l'abbiamo visto anche in Liguria. Per carità, siamo tutti garantisti, però insomma, un minimo di pudore. Cioè una cosa che nessuno più conosce. A me l'hanno insegnata i genitori. Non so, penso anche a te, Gabriele. Però ecco. Poi sai qual è la questione, secondo me, che si collega. Mi fa pensare questo tuo intervento sul 1 giugno. Mi ricorda un intervento che ho finito di registrare a mezzogiorno. Andrete in onda, chiaramente sono registrati, quindi andrete in onda su giorni diversi. Ma con Dario Salvetti della GKN, che
E loro saranno in piazza il 18 maggio, sabato, e sostanzialmente quello che vedo è che, come dici tu, le forze ormai di una piattaforma inclusiva, come stai giustamente sottolineando e ripetendo, poi ci ritroviamo tutti quanti a fare delle domande che vanno incontro a delle esigenze che, come dicevi tu all'inizio, passano per richieste radicali, estremiste, ma in realtà poi in un mondo un po' più sano di questo, la richiesta di pace, di un'economia di pace, di un lavoro sicuro, di fare dei progetti di lungo corso a livello personale e collettivo, a me questo sembra proprio la base del vivere civile, no? Cioè, noi saremo in piazza per chiedere delle cose grandi, ma che in realtà poi sono la base della serenità umana. È così, effettivamente, cioè... è così. Però, siccome noi facciamo anche politica, come dire, certo, se parliamo certo. troppo semplice, se parliamo troppo semplice, a quanto pare non è molto apprezzato. E quindi un minimo di spiegazione anche dal punto di vista politico tocca darla, ecco. No, certo, ma tu fai bene a darla, è giusto fare il contesto, è giusto spiegare questa piattaforma inclusiva, fai benissimo, no? Però poi è sorprendente il fatto che la piattaforma che tu presenti sono tutte forze in realtà che stanno facendo delle richieste ragionevoli, cioè la richiesta che tu stai facendo è una cosa che dovrebbe piacere a chiunque, ma chi e perché dovrebbe essere contro la pace o le politiche per il lavoro e per la pace? Invece è necessario che ci sia qualcuno in piazza il 1 giugno, lo ricordiamo, a manifestare proprio per sostenerle queste cose che Francesca sta dicendo. Senti Francesca, ti faccio anche un'altra domanda che riguarda sempre questo 1 giugno, e ci saranno nel frattempo degli incontri preparatori nelle varie realtà locali? Cioè, come funziona? Ogni gruppo sì. sta convocando? Come funziona? No, stiamo cercando di fare le cose assieme, pur abbiamo una riunione settimanale, diciamo nazionale, online ovviamente, poi abbiamo ogni realtà, a Roma l'abbiamo pure settimanale, insomma di tutte le forze che sono interessate, e cerchiamo di farla in presenza. E in preparazione ci sarà, allora, domani c'è la manifestazione per la casa, per esempio qua nel Lazio, e molte di queste forze saranno presenti alla manifestazione. Ma non è solo per la casa, è per l'ambiente, per la salute, è per il reddito minimo. Sono tutti temi, diciamo, che per noi sono indispensabili. E saremo sotto la regione, si partirà col corteo dalla metro Garbatella, per arrivare a piazza Oderisi da Pordenone sotto la regione Lazio. Questo il 16 maggio, quindi... lo dico sempre perché con il registrato ho capito domani, certo, potrebbe essere, sì, però sì, il 16 sì. maggio il 16 maggio, quindi ci saranno tutte le realtà del movimento per il diritto all'abitare, per esempio Asia USB, noi come Potere al Popolo, ci saranno anche i giovani di OSA e di Cambiare Rotta, perché ovviamente sono sempre interessati ai temi sociali, insomma. Quindi ci saranno più o meno le stesse realtà che poi parteciperanno, solo che saremo in piccolo, nel senso che è limitato al Lazio. Questo domani, quella di domani è, o del 16, è una manifestazione del Lazio. E poi abbiamo in mente di fare un'assemblea cittadina, sempre qui a Roma, il 22 maggio all'università con gli studenti, quindi al Pratone, e la stessa cosa penso che faranno nelle altre città dove ci sono le campate, insomma, ecco. Quindi 22 mattina o pomeriggio? 22 pomeriggio. Pomeriggio, ok. Quindi questo lo diciamo però a chi ci sta guardando, sì. che il 22 pomeriggio a Roma alla Sapienza, ma presumibilmente anche nelle altre grandi città universitarie dove ci sono dei ragazzi accampati in protesta con le tende, ci saranno degli incontri, e qui nel pomeriggio presumibilmente tardo pomeriggio, penso, no? Di solito sì, è così. Vabbè, comunque poi cercate online tra i vari coordinamenti studenteschi e troverete sicuramente le informazioni necessarie, ci saranno anche questi incontri. E mi sembra di capire che questa è una collana di eventi che va verso questo 1 giugno. Verso la preparazione, certo, del 1 giugno. Quindi, insomma, è una cosa
abbastanza importante e, come ho detto, vuole essere assolutamente inclusiva con tutte quelle realtà che ci stanno, con tutte quelle realtà che sentono il bisogno di una protesta che sia corposa, che sia sociale, che metta in evidenza tutte le difficoltà che vivono quotidianamente le persone, perché mi sembra che qua si perde proprio di vista il bisogno che ha la gente di vivere una vita dignitosa. Senti Francesca, ti faccio un'ultimissima domanda, perché so che tu fai anche attivismo all'interno dei sanitari per Gaza, sei già venuta qui da noi a parlarne, se ti va proprio in un minuto, due minuti di spiegare che cosa fate come sanitari, così che insomma mettiamo anche il focus sulla situazione palestina, su cui so che tu ti spendi molto, perché in realtà è lì poi che noi ci incontriamo settimanalmente, e se ti va un po' di fare anche questo focus su Gaza, spiegarci cosa fate come sanitari e poi insomma ci salutiamo. Ok, grazie. Sì, questo è un tema che mi sta molto a cuore. Io ho aderito da subito alla rete. Ti dirò, avevo anche provato già la prima manifestazione che abbiamo fatto a Roma come per la Palestina, già subito dopo il 7 ottobre, avevo provato io stessa a fare una... uno slogan, a fare anche un evento come Medici per la Pace. Non mi è riuscito molto, nel senso che non ho trovato, è vero, erano tempi difficili, non ho trovato tanta rispondenza, per cui come è nata la rete di sanitari per Gaza sotto Natale praticamente, perché il mondo sanitario è un po' lento, che devo dire, a risvegliarsi, però è nata questa rete a livello nazionale, io ho aderito da subito. E stiamo portando avanti e partecipiamo innanzitutto a tutte le manifestazioni per la Palestina che si tengono a Roma, nelle grandi città, ma anche nelle piccole città. Noi più o meno siamo presenti in quasi tutte le regioni e quindi partecipiamo alla manifestazione col nostro striscione Sanitari per Gaza. Quando abbiamo l'occasione parliamo al microfono e diciamo, insomma, a Firenze fanno anche delle belle rappresentazioni, si presentano con i camici legati messi con la benda agli occhi, eccetera, per rappresentare quello che sta succedendo negli ospedali di Gaza. Siamo rimasti comunque molto molto indignati, perché proprio quello che vengono colpiti sono gli ospedali e quindi i pazienti, ma anche il personale sanitario. Sicuramente qualcuno di voi avrà visto le scene in cui venivano colpite le ambulanze, in cui venivano portati via operatori sanitari, medici, infermieri, non importa, purché fossero operatori sanitari non disposti a lasciare il loro luogo di lavoro, e beh, sono stati portati via e incatenati, denudati davanti ai pazienti, quindi proprio per umiliarli. E alcuni di questi abbiamo notizie di circa 500 di cui non abbiamo più notizie, quindi probabilmente sono stati uccisi, perché alcuni poi sono stati ritrovati nelle fosse comuni, mentre di 484 siamo sicuri che sono stati uccisi. Ecco, è una cosa inconcepibile, perché significa proprio che tu non vuoi aiutare il popolo palestinese, non lo vuoi salvare, e colpisci le strutture, colpisci il personale, quindi insomma io direi che già questo fa parte del genocidio.
Bene, io ringrazio Francesca di essere venuta qui in nostra ospite, di averci presentato questo percorso di manifestazioni importantissime, quindi la manifestazione per la casa domani 16 che riguarda il Regione Lazio, la manifestazione del 22 maggio all'incontro del 22 maggio alla Campada, al Pratone della Sapienza, ma che probabilmente coinvolgerà le altre università d'Italia in cui sono presenti studenti, in protesta. Ne approfitto per ricordare anche la manifestazione del 18 maggio a Centocelle dei giovani palestinesi, che riguarderà però tutta Roma, quindi chiunque voglia venire è ben accetto nel tardo pomeriggio di sabato 18. E ricordo poi la più importante perché è di carattere nazionale e perché coinvolge una pluralità di sigle, la manifestazione del 1° giugno, di cui ci ha parlato Francesca estesamente nella prima parte dell'intervista, che avrà carattere nazionale, che è contro il governo, la guerra, l'economia di guerra e che quindi chiede di cambiare rotta, una cosa che possiamo fare tutti insieme. Perciò venite in piazza con noi, ci sarà anche multipopolare. Prima di salutarla, colgo anche l'occasione per ricordare che Francesca Anna Perri è candidata a Tivoli nella lista Tivoli Popolare ed Inclusiva all'interno di Potere al Popolo, ma il nome della lista è questo. E quindi è una nostra amica, è parte di Multipopolare. Se siete a Tivoli e volete fare un voto per cambiare rotta, c'è questa bella lista in cui c'è anche Francesca, che è una nostra amica, e sapete che potete fare questa scelta. Ciao a tutti, Ottoliner, ciao Francesca. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, che è la Non TV del 99%, perché tutta la redazione vuole dare voce a persone come Francesca e non solo, vogliamo dare voce a quelli che sui media mainstream non troverete. E per farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto. Iscrivetevi al canale, anche a quello in lingua inglese, dove carichiamo sempre nuovi contenuti, e seguiteci su tutti i social. Ciao Francesca, ciao Toliner, Ciao, ciao alla Gabriele, prossima! ciao Antonino.